contenti, insomma, abbiamo avviato insieme questo progetto, questo percorso molto importante per la città, per il tennis, per lo sport nazionale e internazionale. Ma mi è piaciuta molto la risposta che hai dato sul perché della scelta di Varese, che di fatto conferma quello che è un'attività, una politica amministrativa messa in campo ovviamente dal comune, ma da tutti i soggetti che compartecipano al raggiungimento di questo obiettivo. In primis le associazioni sportive, che credono fortemente in Varese città dello sport. Qui abbiamo Toto, basket, canottaggio con Sara, ma c'è il ciclismo, c'è la corsa, ci sono tutta una serie di sport che sono protagonisti in una città media. Quindi la scelta di Varese sì per la logistica, sì ovviamente per la collocazione geografica, ma anche perché da un po' di tempo si sta cercando di vivere in una città media. E non a caso ci sono una serie di investimenti importanti che fortunatamente dall'Europa agli enti intermedi stanno facendo per cercare di creare quelle condizioni più adatte per rendere le città medie all'altezza di ospitare quelle che sono le esigenze sportive, infrastrutture, servizi, perché è molto più bello vivere in una città media. Questo è un obiettivo che ci siamo dati, ma mi sembra che trovi una serie di conferme. E quindi siamo molto contenti di avere un centro con Francesca che lo dirige, lo supervisiona, con gli obiettivi che abbiamo sentito, perché si inserisce perfettamente anche dal punto di vista logistico. Quando sei praticamente davanti al nuovo palaghiaccio della città, ma non pensavamo che quella infrastruttura potesse diventare di supporto alle Olimpiadi, e invece, come sapete, lo sta diventando attraverso e sta assumendo un ruolo importante. Quindi, insomma, siamo veramente molto contenti, non voglio farla troppo lunga, ma per dire che il metodo messo in campo, appunto anche lo strumento del project, è uno strumento che oggi consente di realizzare quelle infrastrutture e soprattutto avere la garanzia che ci siano dei soggetti che lo gestiranno nei prossimi decenni con questa filosofia. Ecco, questo penso che sia un altro aspetto importante su cui abbiamo messo grande attenzione anche sullo strumento tecnico, che ha consentito appunto di avere una serie di infrastrutture rigenerate, in particolare queste. Merito ovviamente di tutto il anche del comune, vedo insomma tanti collaboratori del comune dei vari settori, perché questo è un investimento collettivo della città e ovviamente dello sport, perché amiamo lo sport.